tricky situation. I've only got myself to blame. It's just a simple fate of life. It can be open to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Now you say it's over and I'm falling apart. Yeah, it's a hard life to be two lovers together, to love and live forever in each other's heart. It's a long, hard fight to learn to care for each other, to trust in one another. From the start, when you're alone. Che dire, una canzone meravigliosa e con un contesto armonico splendido, con un omaggio anche operistico nella prima parte. Qui Mercury dà il meglio di sé continuamente. Da una riga all'altra di questo testo si passa dal falsetto posturale a un vocal fry molto deciso, una voce piena cantata forte, il tutto però a servizio del racconto di questa storia, quindi della drammaticità. Con il passare del tempo, negli anni della carriera dei Queen, Mercury realizza sempre di più la versione recitativa, attorale, teatrale della propria vocalità. Soprattutto cambia anche il modo di cantare. Il Mercury giovane canta quasi tutto con la voce piena naturale, incorrendo molto presto in problemi di affaticamento delle corde vocali. Nella seconda parte della carriera, quindi negli anni 80, invece dalla seconda metà in poi soprattutto, la voce si fa più rotonda, molto più scura, molto più maschile, utilizza anche queste distorsioni vocali per realizzare degli obiettivi e un'unicità di timbro che rimane poi memorabile. Bene, riprendiamo dalla seconda parte del tema. I try to mend the broken pieces. I try to fight better tears. There's a just a state of mind. Money happens to everyone. How it hurts deep inside when your love is cutting down to size. Love is stuck on your own. Now I'm waiting for someone to fall from the skies. Waiting for love. It's our life. Two lovers together. To love and live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight. To love to care for each other. To trust in one another right from the start. When you're alone. In questa seconda parte si enuncia ancora con più forza tutta questa capacità di traslare continuamente da una situazione vocale ad un'altra, ma sullo sfondo, ripeto, di una grande teatralità. Spero che questa nostra versione vi abbia aiutato in qualche modo a comprendere come poter affrontare tecnicamente questo tipo di brano. E che dire, niente, vi aspettiamo per la prossima puntata. Vi invito, se volete interagire con me, a scrivere all'email info@morenodelsignore.com, e per trovare esercizi utili anche allo sviluppo di queste tecniche potete visitare il sito iltempiodellavoce.com. Ringrazio di cuore il maestro Paolo Costa per avermi accompagnato e ci vediamo alla prossima puntata di How to Sing.